Mare, mare. Però viene il giorno in cui si desidera fermarsi. Voi mi ricordate qualcuno, ma così, un po' vagamente. Già ho conosciuto tanta gente ed è difficile ricordare il nome di tutti. Il fatto è che mia figlia mi ha parlato tanto di voi. Capirete, dopo poche ore dal mio sbarco, incontrandovi così oggi per la prima volta, mi resta difficile poter formare un giudizio. Scusate, io credevo... No, 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 capisco l'impazienza della gioventù. E allora il vostro nome? Costa, è un nome comune, ce ne sono tanti. E come si chiamava vostro padre? Simone. Simone? Avete detto Simone? E dove viveva? In America, ve l'ho già detto. In quale città? A Santa Cruz. Santa Cruz. Perché l'avete conosciuto? Ah, già, voi siete stato in America. Il mondo sembra grande e poi invece è così piccolo. Voi non potete sposare mia figlia. Ma cosa dite? Perché? Basta con le domande, voglio bene a mia figlia e so che anche lei vuol molto bene a voi. Non so che cosa farei per evitargli un dolore, ma credetemi, Paolo, se vi parlo così ho le mie ragioni e vi ripeto che questo matrimonio non è possibile. Ma signor Pietro... So quello che volete dirmi e ciò che dirà mia figlia, ma non può essere diversamente. Ah, oh, non è possibile, ma perché? Non posso dirvelo. Oh, ma allora... Paolo, andatevene. È una situazione penosa per tutti e due. È un segreto del mio passato. Una storia che credevo fosse sepolta per sempre. Da tanto tempo ormai. Tu eri piccina. Appena dopo un anno dalla morte di tua madre... Mi trovavo col Santa Lucia nel porto di La Guaira. Erano tempi difficili. Cercavo disperatamente un carico. Quando, un giorno... Simone Costa e Michele Caldera vogliono parlare con voi. Falli passare. Buongiorno, Pietro. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo bisogno del Santa Lucia e di un buon capitano come te. Si tratta di un affare d'oro e devi fidarti di noi. Ah, sì, ma prima di accettare vorrei sapere di che si tratta. Ora. Certamente. Trovati domani alla taverna del Toro. Parlerai col signor Rodriguez, l'interessato. E dopo ci ringrazierai. Come volete. Allora, a domani. A domani. Voi vedete le cose facili, ma se mi pescano so io quello che ci rimetto. Ma vi ripeto, capitano, che non ci sono pericoli. Se no, non rischierei il mio denaro. Si tratta soltanto di eludere la dogana. Al mio paese questo si chiama contrabbando. Già, ma non siamo al vostro paese. Qui si chiama un buon affare. I diritti doganali sui macchinari sono proibitivi. E se io dovessi pagare, sarebbe un cattivo affare. E poi non è la prima volta che il signor Rodriguez fa di questi affari. Il posto dove avverrà lo sbarco lo conosciamo benissimo. Oh. Vabbè, vedete i riflettori, ora la dogana salirà a bordo. Ma che mi importa, finché non sbarchiamo, che mi importa la dogana? Ma non avete ancora capito, non sono macchine, abbiamo imbarcato delle armi. Armi? Io fui condannato a 15 anni, terribili anni. Michele e Simone, il padre di Paolo, avevano fatto il doppio gioco. Ma Salvatore non mi aveva abbandonato. E una notte... Ero riuscito a scappare. Ero libero. Ma non avevo più un soldo per ritornare in patria. Arrivammo a Santa Cruz, che era il posto più vicino. Salvatore si incontrò con un capitano francese, un certo Leroux, che cercava un nostromo e alcuni marinai. Aveva... Alicante! Qui ne hanno di quello vero! L'ho portato giù io a Michele e a Simone! Chi hai detto? I vostri amici, Michele Caldera e Simone Costa. Non li avete nemmeno salutati? Sono qui. Ma di dove venite? Dal mondo della luna? Sono i padroni del locale, hanno fatto un sacco di quattrini. Eccoli là! Guarda... Sentite, Sandro, voi siete disposto naturalmente a mettere per iscritto tutto quanto sapete? No, per carità, non vorrei trovarmi nei pasticci, eh? No, non avete niente da temere. Vedete che scrivere è sempre un po' pericoloso, le parole volano... Ma i quattrini restano. Che c'è di nuovo? Ecco qua, capitano. È una cosa un po' delicata. Ho ricevuto questa lettera dalla direzione della compagnia. Vi assicuro che mi dispiace molto, ma io in fondo... non sono che un esecutore di ordini. Questa è un'infamia. Qualcuno che ha mormorato contro di me. Io non so chi sia.
Ma certo è un nemico che non conosco, però se mi capita fra le mani... Calmatevi, Don Pietro, calmatevi. Io non sono colpevole. C'è stato un cumulo fatale di circostanze che si è accanito contro di me, ma io non ho fatto niente. Lo so, Don Pietro, lo so. Io vi conosco da troppo tempo per giudicarvi male, ma sapete quei signori a Genova come sono? Qualcuno si sarà preso la briga di metterli al corrente delle voci che circolano su di voi. E per questo non mi lasciano più navigare. Per poco, però, capitano, ve l'assicuro. L'inchiesta farà capo a me. Penserò io a mettere a posto ogni cosa. Sapete che su di me voi potete contare. E io vi sono amico molto più di quanto non pensiate. Capisco. Allora rimanderemo la partenza. Ah no, questo non è possibile. La compagnia ha i suoi impegni e la Manuela deve partire. Carmela, siete voi? Io sì, chi dovrebbe essere? Stavate proprio riposando? No, perché? Vostro padre mi ha detto, ma capisco benissimo il motivo. Non voleva che ci parlassimo. Oh, perché pensate questo? Siete stata così cara con me in questi giorni. Perché a sentir lui io sono una chiacchierona. Avrà paura che io parli troppo, che vi dica più di quello che debbo. Che c'è di nuovo? Non vi inquietate, via, potrebbe farvi male. Ditemi, Concetta, voglio saperlo. Per carità, non vi allarmate. Si sa, il paese è piccolo. La gente parla perché c'ha la lingua, vero? Il vostro fidanzamento è andato a monte. Il vostro padre, sospeso dal comando, eh? Che dite? Sospeso e perché? No, non è vero. Non è possibile. Oddio mio. Oddio mio, che cosa ho fatto? Io credevo che voi lo sapeste. Per questo non è partito. E perché l'hanno sospeso? Ma veramente non so bene. Ho sentito dire che c'era un'inchiesta per via di certe vecchie storie che sono tornate fuori. Finora voi mi avete conosciuto sotto un solo aspetto. I nostri rapporti sono stati unicamente quelli tra capitano e agente della compagnia. E cioè non sempre facili. Ma perché tutti questi preamboli? Voi parlate sempre in una maniera incomprensibile. Che cosa volete? Calmatevi, Don Pietro, calmatevi. Io desideravo semplicemente spiegarvi. In questi ultimi tempi, dato l'incarico che mi è stato affidato dalla compagnia, posso esservi apparso sotto una luce poco favorevole. Ciascuno compie il suo dovere come crede più opportuno. Bravo. No, bravo. Mi fa piacere che la pensiate così. E io vorrei che ora voi non vedeste in me la gente, ma l'uomo. L'uomo animato dalle migliori intenzioni, dai più onesti propositi. Perché forse voi non sapete, Don Pietro, ma io già da un pezzo voglio bene alla signorina Carmela. Che dite? Ho l'onore di chiedervi la mano di vostra figlia. Voi? Sì, sì, capisco la vostra sorpresa che proprio io in questo momento, ma ho scelto appunto questo momento per dimostrarvi quale conto io faccia delle dicerie della gente. Che voleva il signor Bolli? Niente, è venuto per parlarmi d'affari. Davvero? Peccato. Come? Bolli mi fa la corte da molto tempo. E pensavo... Dico, non vorrai farmi credere, Carmela, che a te piace un tipo di quel genere? Perché no? È un uomo serio. E mi vuole bene. Quante ragazze sarebbero contente di sposarlo? Non capisco. Ma sei proprio sicura, figlia mia? Sì, papà. In questa ultima settimana ho riflettuto. È molto meglio che sposi Luigi Bolli. Credo. Mi sembra una decisione prematura. Vorrei che tu ci pensassi meglio. No, ho deciso. Io sono un vecchio amico della signorina Carmela. È lei che vi manda? No, signore. E allora che cosa volete? Questa è una cosa un po' difficile da dirsi. Io voglio bene alla signorina Carmela e non posso vederla soffrire. Si sta consumando oncia a oncia. Dal giorno che ha accettato di prendere marito... Che dite? Sì, di prendere marito. E nessuno mi leva dalla testa che lo faccia per togliersi dall'imbarazzo nel quale proprio voi l'avete cacciato. Non io, suo padre. Ah, che suo padre. Lasciatemi finire. Voi conoscete quella ragazza, ma vi pare che sia proprio lei il tipo di sposare Luigi Bolli? Luigi Bolli? Sì, proprio lui. Non lo sapevate? No, non lo sapevo. Ah, allora è per questo che l'inchiesta del padre è stata sospesa, per merito della figlia. E così tutto è stato messo a tacere, vero? Meglio anche per voi che l'inchiesta sia stata chiusa. Che cosa volete dire? Voglio dire che vostro padre... non era uno stinco di santo. Meglio lasciarlo tranquillo. Ma, dove è? Non mi riconoscete? No. Ah, tesoro, guardatemi bene.
Salvatore nostro. Beh, che cosa volete? No, niente, volevo solamente farvi conoscere. Ma non voglio conoscere nessuno. Via, via. Non inquietatevi per tanto poco. Volevamo solamente parlarvi. Questo è Paolo Costa, il figlio del nostro grande buon amico. Il figlio di... il figlio di Simone? Michele Caldera, devi dire la verità. Chi ha ucciso Simone Costa? Non volevo. Te lo giuro, non volevo. È per lei che l'ho ucciso. Questo mio canto per potermi stare accanto. Venite, non abbiate paura, c'è un errore, c'è uno sbaglio. Sono io, sono Don Luigi, sono lo sposo. Perdonami, Carmela. Io devo dirti... Non dire niente, amor mio.